Con il pellegrinaggio a Rogudi Antico inizia la festa in onore di Maria Santissima delle Grazie. Ci può spiegare il senso della festa e le celebrazioni religiose, Don Giovanni? Innanzitutto mi permetto di ringraziare voi, amici di Studio 95 e Telemelito, per essere sempre presenti nei nostri avvenimenti. Ecco, la festa che partirà con il pellegrinaggio del 28 giugno, come avete detto voi, sarà un momento di gioia, perché festa significa gioia, significa stare assieme, significa ritrovarsi. E tanta gente venendo nel Borgo Antico, che sarà domenica 28 giugno alle ore 8:30 con partenza dal comune, e sarà un momento di gioia per tutti quanti, perché tantissima gente si ritroverà. Ci ritroveremo per la Santa Messa alle ore 11:30, che quest'anno sarà celebrata dal canonico Monsignor Antonio Morabito, e poi ci sarà un momento di festa, un momento di gioia, perché la gente vuole questi momenti, che siano momenti prima di tutto di preghiera, perché la preghiera prima di tutto, e poi sarà un momento di festa, un momento di gioia che vivremo subito dopo la celebrazione eucaristica. Ci ritroveremo infatti a fare il pranzo assieme. Vedete, io ci tengo a questi momenti, perché la festa significa gioia, significa ritrovarsi assieme, e poi lo stesso pranzo che faremo assieme significa anche questo momento di gioia. Ci tengo perché è bello ritrovarsi assieme, e io punto, ecco, punto sulla comunione, quello che ha voluto Gesù Cristo, stare assieme e vivere assieme. Allora, ecco, questa è la festa, stare insieme, non tanto le luminarie, il cantante di grido, ma lo stare assieme è il primo obiettivo che si raggiungerà. Poi, dopo il pellegrinaggio, che sarà il 28 giugno, ci ritroveremo per il momento clou, che sarà la festa, giorno 2 luglio, in onore di Maria Santissima delle Grazie. Alle ore 17:30 ci sarà la Santa Messa solenne con i portatori, e poi la solenne processione, la processione che sarà per le vie del paese. Ecco i momenti clou, a partire dal 28 e poi nel giorno 1 e 2. Quindi vi invito la cittadinanza di Rogudi, invito tutto il comune di Rogudi, invito la gente che vuole partecipare, di partecipare a questo momento che è di preghiera e di celebrazione. Grazie Don Giovanni, incontriamo anche il sindaco, dottor Agostino Zavettieri, il sindaco di Rogudi. A lui chiediamo, ecco, il ruolo del sindaco e della società civile nella festa. Grazie innanzitutto di essere qui e far trasmettere queste nostre, diciamo, iniziative che a Rogudi si fanno. Il ruolo del sindaco è un'amministrazione, non è solo il sindaco, ma è tutta l'amministrazione che in sinergia con la parrocchia, con cui presente Don Giovanni, e con diciamo, le associazioni, con diciamo, tutta la parrocchia insieme, che facciamo questo evento. Il giorno 28, come diceva Don Giovanni, c'è il pellegrinaggio, tutti quanti assieme, tutta la popolazione di Rogudi partecipa a questo evento nel nostro borgo antico, che ogni anno ci ritroviamo lì sopra per ricordare le nostre tradizioni, quella che è la nostra cultura, perché noi non ci dobbiamo dimenticare della nostra cultura, per cui noi ogni anno rinnoviamo questo nostro, diciamo, pellegrinaggio al borgo antico di Rogudi. Grazie. Grazie sindaco, incontriamo così anche il presidente della Proloco e Comitato Festa, presidente Salvatore Maesano, a cui a lui facciamo questa domanda: cosa state facendo come Comitato Festa e quali sono i festeggiamenti civili? Buonasera, anzitutto voglio ringraziarvi anch'io, perché ormai siamo così affezionati a voi e alla vostra emittente che non riusciamo a fare feste senza di voi, quindi grazie, perché ci date una mano veramente anche per farci conoscere, per fare conoscere a tutti i cittadini quello che facciamo. Come Comitato Festa voglio ringraziare i ragazzi, qua abbiamo Antonio e altri ragazzi che ci stanno aiutando,
i festeggiamenti civili. I festeggiamenti civili sono quasi un tutt'uno con i festeggiamenti religiosi che andiamo a avere, che hanno già spiegato Don Giovanni e anche il nostro sindaco. Una parte importante è sicuramente il pellegrinaggio che si farà a Rocuti il 28, perché come diceva il sindaco, come diceva Don Giovanni, è un momento di comunione con la Madonna e con il nostro territorio, direi, con ci ritroviamo ogni anno per ricordarci quello che siamo stati e questo ci aiuta per il futuro, per quello che saremo. Poi i festeggiamenti civili veri e propri saranno giorno 1 con uno spettacolo che si farà, che sarà probabilmente una rappresentazione teatrale che faremo a partire dalle 21 di giorno 1, mi sembra sia mercoledì. Giovedì invece più altri giochi che si faranno in piazza a partire dalle 18 con l'aiuto delle suore, e che vogliamo ringraziare per l'impegno che ci mettono in ogni manifestazione che andiamo a fare. Quindi dicevamo, poi lo spettacolo di giorno 1 e per finire lo spettacolo che si terrà il giorno 2 dal 21, che sarà uno spettacolo in linea con quelle che sono le nostre tradizioni, uno spettacolo di musica etnica con Ciccio Nucera e Cumelca. Credo che sia inutile spiegare quello che è, perché tutti conosciamo questo gruppo ormai storico che parla delle nostre tradizioni, delle nostre del nostro popolo. Vi ringrazio di nuovamente. Poi si concluderanno i festeggiamenti con i giochi pirotecnici che sono a cura della ditta d'amico Paolo. Ringrazio nuovamente tutti, per voi in particolare, per la mano che ci date in queste manifestazioni. Buona festa a tutti. Grazie anche al presidente Salvatore Maesano. Don Giovanni voleva concludere con un augurio. Sì, l'augurio che è stato scritto anche bene in rosso proprio per indicarlo. Mi auguro che la festa in onore di Maria Santissima delle Grazie ci faccia crescere nello spirito della comunione, del volerci bene. In fin dei conti questa è la sintesi di una festa, ecco, stare assieme e volerci bene. E io ringrazio di nuovo il Comitato Festa Maria Santissima delle Grazie per il loro apporto e il loro aiuto e per lo spirito di abnegazione e di dedizione che ci mettono nel fare la festa, e il Comune nella persona del signor sindaco per la sua partecipazione e la loro vicinanza a questa comunità. Grazie a tutti e buona festa. Ecco, per chiudere quindi l'appuntamento è domenica mattina a partenza da Piazza Municipio qui a Rocuti Nuovo, quindi tutti quelli che vogliono possono venire naturalmente. 8:30, la partenza è alle 8:30 qui dalla Piazza Municipio a Rocuti Nuovo, poi si parte per Rocuti Antico, dove lì naturalmente ci sarà il pellegrinaggio, ci sarà la messa, come diceva Don Giovanni, e poi divertimento sino a tutto il pomeriggio.